Con questo decreto immigrazione si capovolge tutto, si distrugge tutto. Stop allo SPRAR ed eliminata la voce protezione umanitaria. Al termine di un incontro istituzionale svoltosi giovedì a Roma con i responsabili territoriali delle varie commissioni immigrazione dell'ANCI, è forte la preoccupazione che il decreto Salvini, con le prefetture a dettare modalità a discapito dei sindaci delle città, possa modificare del tutto il sistema di accoglienza e protezione internazionale, che nelle Marche è divenuto nel tempo un'eccellenza, grazie all'aumento dei posti a disposizione e a un'accoglienza diffusa che ha coinvolto diversi comuni e territori. Dalla stretta sui permessi alla revoca della cittadinanza per i condannati per reati di terrorismo, dalla costruzione dei centri per il rimpatrio ai CAS, ossia i centri d'accoglienza straordinaria, proprio per i richiedenti asilo che non entreranno nel sistema SPRAR. Le ricadute, la maggioranza degli immigrati a quel punto andrebbe a bussare alle porte dei servizi sociali o sarebbe più esposta alla criminalità. In un momento in cui in realtà non c'è un'emergenza, perché gli arrivi in Italia in questo momento sono 21.000 persone, noi parliamo di anni in cui abbiamo avuto 160.000, 150.000 persone, non si riconosce il sistema SPRAR, si modifica anzi questo sistema in un sistema che non è più sistema protezione per richiedenti asilo e rifugiati, ma si trasforma solo con un sistema di protezione per rifugiati e minori stranieri non accompagnati. Questo vuol dire che tutti i richiedenti che rappresentano il numero maggiore di presenze in Italia, invece di essere anche gestiti attraverso appunto i comuni direttamente, attraverso i propri progetti SPRAR, saranno tutti gestiti dalle prefetture, saranno gestiti prevalentemente in grandi strutture. Per la realizzazione di queste grandi strutture nel decreto non è prevista alcuna autorizzazione da parte del sindaco. La protezione umanitaria comprende persone che sono vittime di tratta, di violenza, sono famiglie con bambini, sono persone con handicap, con disagio mentale, quindi donne in gravidanza, sole, quindi sono tutte persone in condizione di criticità che, inserite all'interno del sistema SPRAR, possono tra l'altro ricevere un'assistenza adeguata. Inserite in grandi centri o messi fuori sui territori, perché poi ancora questi centri devono essere realizzati, saranno veramente messe in condizioni di estrema difficoltà.